ospiti del quinto appuntamento di A Tutto Sport, il vice direttore di Bleunote.it, Francesco Friuli, avremo Leo Spalluto, redattore del Corriere del Giorno, vice direttore di Radio Cittadella, e Luca Pierri di Bleunote.it. Nella seconda parte della nostra trasmissione verranno in studio i ragazzi della scuola pugilistica Cuiro Chiloro. Sì, perché
Quindi io sarò una tifosa tarantina. Non va bene, non lo fa. Rantiere la settimana scorsa ha avuto, non ricordo, 4.5, non tanto per soltanto per il rigore, per quello che aveva fatto durante la partita. Cioè era quello che preoccupava un po' chi ha visto quella partita. Non tanto il rigore si può tirare, si può segnare. Ancora nella box del pugilato, non solo locale ma nazionale, Vincenzo Quero, grazie per essere qui. Grazie. E il maestro Vincenzo Quero ha portato con sé due suoi allievi interessantissimi, per tanti principi. Si tratta di Cosimo Antonio, passiamo il microfono. Ciao Cosimo, e Cristian Morabito. Diciamo un pugilato per caso, nel senso che non siamo partiti per mettere su un'azienda, come oggi si può dire nelle maestre di arte, è stata una passione la nostra di pugili che io venivo da fuori. Con i bambini mi hanno parlato e venivo da fuori dai campionati, si è portato nel bello, tutti erano la nostra categoria, vabbè, e ho campionato perché non trovavo il tipo la testa. Medaglia d'oro per loro, in quale competizione? Giustamente. Questo anno ho partecipato alla categoria allievi, che consiste nel svolgere tre temi, in uno sparring libero, un poco usando solo la mano davanti e un altro sparring. Sto andando molto, anche se sto facendo crescere molto, penso è andato molto in curso. Sono soddisfatto di tutto questo, questo è tutto mio. Appuntamento con Atuto Sport è per lunedì prossimo, sempre alle ore 21, sempre su TVM e su Super 7. Alla prossima. E per rispondere a te, più cadute, non ti preoccupare, tranquillo, non ti preoccupare.